2 anni, sono passati 2 anni dal sequestro, le torture, l'omicidio di Giulio Regeni e mai forse un anniversario è stato più significativo di quello di oggi, perché in 2 anni di strada ne è stata fatta. Non abbastanza evidentemente per poter concludere che si è arrivati alla verità, a una verità completa, ma abbastanza per poter oggi dire, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i responsabili di quella morte, di quello scempio, sono stati uomini degli apparati di sicurezza del regime egiziano, che è nel regime di Al-Sisi che vanno cercati gli esecutori materiali dell'omicidio di Giulio, è nel regime di Al-Sisi che vanno cercati i mandanti del suo sequestro e del suo omicidio. 2 anni di faticosissime indagini congiunte, in cui il percorso dell'accertamento giudiziario della verità è stato necessariamente e inevitabilmente legato alla diplomazia sotterranea, ai rapporti di forza della diplomazia sotterranea tra i due paesi, oggi consentono di dire che Giulio venne ritenuto nella paranoia del regime ciò che non era, venne confuso, scambiato per un agente estero al servizio di entità ostili al regime. Era invece soltanto quello che era sempre stato ed era quello che lo aveva spinto in Egitto, un ricercatore dell'Università di Cambridge. 9 uomini oggi tra agenti di polizia e agenti dell'intelligence egiziana sono stati compiutamente identificati e sulla base del lavoro di indagine dell'ultima informativa, peraltro condivisa dalla Procura della Repubblica di Roma con la Procura Generale del Cairo, risultano coinvolti direttamente nell'attività di osservazione di cui Giulio fu oggetto almeno a partire dall'autunno del 2015 e quindi nel suo sequestro avvenuto appunto la sera del 25 gennaio del 2016, quinto anniversario della rivoluzione di Piazza Tahrir. È altrettanto ragionevole immaginare, supporre che questi 9 uomini coinvolti nel sequestro possano portare a chi poi materialmente assassinò Giulio in un lasso di tempo compreso tra il 31 gennaio del 2016 e il primo febbraio, per poi farne ritrovare il corpo sul ciglio della superstrada il Cairo-Alessandria di Egitto. La domanda oggi è se, quando, con che tempi e quante possibilità ci siano di compiere il tratto di strada che ancora manca per una verità piena, quella che la famiglia Regeni chiede dal primo giorno, per cui con resilienza si batte insieme a parti importanti dell'opinione pubblica italiana e non soltanto italiana da 2 anni. Molto dipenderà evidentemente dal nuovo rapporto di forza che si determinerà peraltro a breve, nel mese di marzo, tra i due paesi. In Italia si terranno le elezioni politiche generali, in Egitto le presidenziali alla fine del mese di marzo. L'esito delle presidenziali egiziane, a differenza di quelle politiche italiane, è un esito scontato. Al-Sisi non ha più concorrenti, quei pochi che c'erano si sono ritirati, o meglio, sono stati costretti a ritirarsi dalla contesa elettorale o sono stati addirittura arrestati, ma quelle elezioni in qualche modo contribuiranno a definire ulteriormente, a ridefinire i rapporti di forza all'interno del regime, soprattutto tra i 2 uomini forti. Il presidente Al-Sisi da una parte, il ministro dell'interno Abdel Gaffar dall'altra, l'uomo che politicamente controlla l'intelligence civile egiziana
intelligence civile che ha avuto parte decisiva nella operazione di controllo e quindi di sequestro di Giulia, che quindi risulta al momento pienamente coinvolta nella scomparsa, nel sequestro di Giulio. Vedremo cosa accadrà. Una cosa è certa, per poter compiere questo ulteriore tratto di strada sarà necessario che sul regime egiziano rimanga intatta, se non addirittura aumentata, auspicabilmente aumentata, la pressione. Siano cioè trovati argomenti, buoni argomenti, per convincere il regime a fare quello che ha sin qui fatto, obtorto collo, malvolentieri, convinta da argomenti che certo nulla hanno a che vedere con il rispetto dei diritti umani. Anche perché, e questo è bene che sia chiaro, quel pezzo di verità che oggi abbiamo e che è in qualche modo stato depositato agli atti dell'inchiesta congiunta italo-egiziana è una linea rispetto alla quale indietro non si torna, non si può tornare, ma rispetto alla quale si può soltanto andare avanti. Sarebbe auspicabile, evidentemente, che nel tempo che abbiamo davanti facesse sentire la sua voce chi aveva promesso di sostenere gli sforzi della famiglia nella sua richiesta di verità, e vale a dire l'Europa. Ancora a settembre dello scorso anno Paola Regeni è tornata a chiedere al Parlamento europeo, invano, un atto non tanto di coraggio ma di coerenza. Giulio era un cittadino del mondo, era un cittadino italiano e quindi era un cittadino europeo, ma di questo cittadino europeo il Parlamento evidentemente si è dimenticato assai presto. Il Parlamento e le istituzioni europee si sono dimostrate assai più ciniche di quanto era, diciamo, lecito aspettarsi, e sarebbe auspicabile che questo cinismo, questa disattenzione venissero dismesse a vantaggio di una qualche iniziativa, anche perché il regime di Al-Sisi conosce soltanto quel linguaggio, il linguaggio dei rapporti di forza.